Signorina, ma dove va? Si fermi! Beh, è andata bene, no? Ha visto che la patente non gliel'ha chiesta. Lei però rimane sempre lo zottico maleducato. Ma allora è proprio matta! Sa che le dico? Adesso lei mi dà il numero della targa e tutti i dati. Porca miseria, va a far piacere alla gente. Ce l'ha una matita? No. E te pareva. Beh, venga con me qui al caffè. E mi lasci stare. Va bene, ma venga. Per favore, un pezzo di carta e una matita. Ma non è mica una cartoleria questa. Ah, già, ho capito. Un bicchiere di seltz. Bene. E per favore, mi può prestare una matita con un pezzettino di carta? Prego. Se non è troppo prego. Disturbo. Lei prende qualcosa? Sì, un'aranciata. Ah, pure. Va bene. Due aranciate, allora. 200 lire. Due aranciate ai signori. Grazie. Nome e indirizzo. Elisabetta Hauptmann. Russa? No, svizzera. Oh. Col K? No, con l'H. E l'indirizzo? Residence Palace. Non ha compreso? Sì, ma in italiano come si scrive? Residence Palace. Beh, appunto, ma che è sto Residence Palace? Palazzo de che? Come lo trovo? Ah, già, lei non ha obbligo a conoscerlo. È un albergo. Ai Parioli. Beh, capirai. Ai Parioli. Perché gli altri dove abitano? Alla Borgata Tuffello. Anch'io sto ai Parioli. E come dove? Ai Parioli. No, volevo dire in quale via. Beh, via Monte Parioli. Ma signorina, non divaghiamo. Mi dia il numero della targa. Oddio, vedi vito di sosta. Ve la guardia che fa contravenzione. Dove? Là. Oh, porca. No, la prego. No, lasci stare. È la stessa guardia di prima. Gliela pago io la contravenzione. Pago tutto. Ma non faccio scena. Ma signorina... Signorina, io la Vespa... Guardi, papà non sa che ho preso la sua macchina.